Cosa sarebbe un film senza la colonna sonora? L'accompagnamento musicale è parte integrante della pellicola e spesso ne determina la bellezza, al punto che giustamente l'Academy ha istituito da sempre una categoria di premi Oscar a parte solo per le colonne sonore. E tra i vincitori di questo premio figura anche il nostro Ennio Morricone, maestro indiscusso e autore di colonne sonore di film storici e indimenticabili. Lo ha vinto per la prima volta nel 2016 con la colonna sonora di Hateful Eight. In realtà nella carriera di Morricone ci sono decine di colonne sonore che hanno fatto la storia e che non sono state premiate. Lo stesso Morricone, con la grande umiltà che lo contraddistingue, ha sempre detto che quella con cui ha vinto l'Oscar non è la sua miglior colonna sonora. In carriera Morricone ha musicato più di 500 film e serie TV. Scegliere le musiche più belle sarebbe impossibile, ma abbiamo alcune da proporvi. Come non citare infatti tutti i grandi capolavori di Sergio Leone a cui le melodie di Morricone hanno fatto da contraltare? Giù la testa, C'era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Il buono, il brutto e il cattivo. Sono solo alcuni esempi di colonne sonore conosciute ed amate in tutto il mondo. Morricone ha messo la firma anche sulla colonna sonora di Mission di Roland Joffé, Palma d'Oro a Cannes nel 1986, e su Nuovo Cinema Paradiso, capolavoro di Giuseppe Tornatore. Infine è impossibile non nominare Gli Intoccabili del 1987, grande film di Brian De Palma reso immortale dalla colonna sonora di Morricone.